Ero al quinto mese di gravidanza, avevo 24 anni quando sono quasi caduta in depressione. Non facevo altro che piangere ogni giorno. Poi, un mese dal parto, le cose sono cominciate ad andare un po' meglio, ma la Lucia frizzante, allegra che c'era un tempo, non la trovavo più. La vita è andata avanti tra grandi gioie e dolori, un po' come per tutti, finché un giorno una mia amica decide di regalarmi un corso di risata incondizionata. Io non sapevo bene di cosa si trattasse, ma non ridevo da così tanto tempo che decisi di accettare all'istante. Così, cominciando a ridere prima che la vita mi desse un motivo per farlo, mi sono finalmente sentita di nuovo viva e ho cominciato a sentire emozioni che non provavo più da tantissimo tempo. Oggi, dopo 4 anni, sono ancora qui e continuo a ridere, aiuto anche altre persone a farlo, anche quando la vita non va esattamente come vorremmo. Ma una cosa ho capito nel tempo, che a farmi stare bene erano sì le risate, ma soprattutto era l'interazione giocosa con gli altri. È così che mi sono appassionata al tema del gioco, giocando. E c'è una storia in particolare che mi ha colpito molto e mi ha fatto davvero rendere conto di quanto giocare sia fondamentale e vitale per il nostro benessere. È la storia di questo ragazzo qua. Charles Whitman era un giovane studente di ingegneria e ex direttore scelto dei Marine, che il 1 agosto del 66 sale sulla torre dell'Università di Austin in Texas e comincia a sparare sulla folla. Ucciderà 16 persone e ne ferirà gravemente 30, dando inizio alla tristemente famosa stagione degli omicidi di massa in America. All'epoca Stuart Brown, questo psichiatra, venne incaricato dallo Stato di scoprire quali fossero le ragioni per cui persone apparentemente normali all'improvviso diventavano dei serial killer. Intervistò 26 detenuti, tutti condannati per omicidio, e scoprì una cosa incredibile. Quasi tutti erano stati deprivati dal gioco quando erano bambini. Purtroppo questa era la storia anche di Whitman, il cui padre, che era un militare, lo obbligò a fare soltanto compiti utili, mai a giocare. Da allora Whitman ha intervistato più di 6.000 persone e fondato il National Institute for Play, che studia appunto il gioco, ed è arrivato a una conclusione, piuttosto inquietante anche. La deprivazione dal gioco durante l'infanzia può compromettere gravemente la felicità e l'adattamento sociale una volta che diventiamo adulti. Giocare è un bisogno biologico primario e nato. Quasi tutti gli animali giocano. Guardate qua, le caprette giocano, le tigri, gli orsi, i lupi, i panda e noi come esseri umani siamo gli animali che giocano più di tutti. Il bisogno di giocare è scritto nei nostri geni. Perché? Perché ci permette di sviluppare delle competenze fisiche, sociali e emotive in un ambiente sicuro. I cuccioli di leone, ad esempio, giocano alla lotta per diventare dei bravi cacciatori senza dover rischiare la vita. Noi, cuccioli di uomo, giochiamo per introiettare queste competenze che saranno fondamentali una volta diventati adulti. Giocare è un tratto dell'evoluzione a tutti gli effetti e tanti di noi continuano a farlo, anche da grandi. Come lo facciamo? In tantissimi modi. Ad esempio, c'è chi gioca col gioco della scrittura, che è un gioco della fantasia, con la pittura. Il primo speaker gioca viaggiando, Chi con i mirtilli, come dicevamo prima. È un po' il nostro ikigai. Perché lo facciamo? Anzi, no, prima vi dico questa cosa. La neotenia, cioè questo termine che sembra un po' una malattia, ma non lo è, è una cosa molto bella, vuol dire letteralmente ritenzione di tratti dell'immaturità. Noi riteniamo questi tratti della nostra giovinezza come la voglia di giocare perché ci fanno bene. Appunto, lo facciamo perché ci dà dei superpoteri, ci permette di stringere relazioni di qualità e durature, nutre la nostra immaginazione, la creatività, abbassa i livelli di cortisolo e adrenalina, gli ormoni dello stress, nutre la cooperazione, ci insegna ad avere fiducia negli altri, in poche parole ci rende delle persone più resilienti. Voglio vedere, mi accendete un attimo le luci in sala, voglio vedere chi tra di voi, luci, si considera una persona giocosa. Avete notato che ho la bocca secca? Scusate, bevo un attimo. Un po' d'emozione. Mamma mia, le prime file. Mi fate un po' paura. Benissimo, grazie. Non tutti, giustamente, sto scherzando naturalmente. Forse non vi ritenete giocosi perché non sapete ancora a che gioco vi piace giocare. Ad ogni modo, ci sono delle persone playfobiche che hanno proprio la fobia del gioco. E un ambiente, nello specifico, è il più playfobico di tutti ed è il mondo del lavoro. Lavorare, per definizione, è
duro, faticoso, una palla, brava, una cosa brutta, no? Considerata negativa. Perché? Ve lo dico io. Tanti motivi storico-culturali, quello uno tra tutti è la prima rivoluzione industriale. Con la meccanicizzazione del lavoro, sto troppo avanti, poi si arrabbiano. Con la meccanicizzazione del lavoro, il dipendente diventa un ingranaggio perfetto della macchina che è l'organizzazione. Deve essere veloce, efficiente e parlare il meno possibile, giusto? Oggi le cose sono un po' cambiate, ma purtroppo il modello meccanicista è ancora tanto diffuso. Per modello meccanicistico intendo organizzazione uguale macchina, dipendenti, ingranaggi. In realtà l'azienda è un organismo vivente molto complesso che cambia di continuo. La demotivazione oggi è ai massimi storici e gli ambienti di lavoro sono saturi di frustrazione e sfiducia che vanno poi a generare conflitti più o meno espliciti. Ecco, in questo tipo di ambienti giocare o qualsiasi eccesso di allegria sono visti come una vera minaccia. Perché? Perché o stai a lavorare o te la stai a spassare. Per forza. Per fortuna questo tipo di modello ha cominciato sono emerse una crisi sempre più evidente e tante organizzazioni hanno cominciato una transizione verso modelli sempre più sostenibili, inclusivi, umani, perché appunto ci siamo resi conto che le aziende sono fatte di persone, non di macchine. Oggi in Italia e nel mondo stanno nascendo le cosiddette organizzazioni positive. Sono aziende che hanno realmente a cuore il benessere e la felicità dei propri dipendenti. E mi sembra una sincronia bellissima che proprio oggi, in questo istante, mentre noi stiamo qui, si stia formando la prima classe di Chief Happiness Officer, i primi 50 manager della felicità italiani, con l'Istituto Italiano per le Organizzazioni Positive, con il quale collaboro per portare le pratiche giocose all'interno delle culture aziendali. Ecco, vedete, la mia ricerca in qualche modo si incastra proprio qui, in questa linea ascendente che è l'interesse reale per l'umano. Abbiamo detto che giocare è un bisogno biologico primario ed è anche una variabile della scienza della felicità. Io con questo non voglio dire che giocare sia la panacea di ogni male, ma sicuramente è un grande catalizzatore di processi, un enzima potentissimo al servizio di clima, cooperazione, motivazione, creatività, valori che nessuna azienda che oggi vuole avere successo può dimenticare. Sono sbagliata, ecco, visto che serve quello per andare indietro. Ecco, no, mi ero dimenticata. Oggi voglio svelarvi anche un segreto importantissimo che vale 500 miliardi di dollari, che sono i soldi che ogni anno l'America spende a causa della demotivazione dei propri dipendenti. Alzi la mano chi la mattina, il lunedì mattina, è felicissimo di andare a lavorare. Qualcuno c'è, questo è freelance probabilmente. Persone che hanno trovato il proprio ikigai. Alzatele bene ste mani? Non tantissimi. Perché? Perché le aziende non hanno ancora capito quali sono i veri fattori della motivazione. Ve li voglio far vedere. Questa è la Self-Determination Theory di Ryan e Deci. Sono i fattori motivanti, da un livello più strinseco a uno intrinseco. Abbiamo la pressione economica, lavoro per soldi, molto basso. Poi abbiamo la pressione emotiva, lavoro per avere un riconoscimento emotivo, cibo emotivo. Poi abbiamo il potenziale, lavoro, sono motivato a lavorare perché credo di poterlo fare, di avere il potenziale per farlo. Abbiamo poi lo scopo. Sono state modificate le slide, ma non fa niente. Lo scopo è lavoro per qualcosa che va al di là della mia individualità, qualcosa più grande di me. Ma al primo posto, che non è quello, lì ci dovrebbe essere scritto due, ma non fa niente, è, signori, il gioco. Giocare, ma rendete conto? Giocare è l'attività a maggiore motivazione intrinseca che esista. Quando gioco non voglio fare nient'altro, voglio fare soltanto quello. Se le aziende capissero che per motivare davvero i propri dipendenti dovrebbero portare un po' di cultura del divertimento e del gioco, forse risolverebbero i problemi in maniera un po' diversa. Non è un caso se l'81% dei dipendenti di aziende denominate great, grandi, tra le 100 migliori aziende per cui lavorare, hanno detto di lavorare in un ambiente fun, divertente. Ma allora forse cominciamo a capire che giocare non è proprio sinonimo di perdere tempo. Giocare per un atteggiamento mentale completamente diverso, che va a nutrire clima, cooperazione, motivazione, appunto, dei nostri dipendenti. Le persone hanno voglia di fare bene il proprio lavoro se le facciamo stare bene. Giocare quindi è una cosa molto seria. E adesso, secondo me, nella vostra testa ci saranno un sacco di interrogativi. Fighissime tutte queste cose che mi stai dicendo. Lucia, ma quindi che dovrei fare? Io lunedì vado a lavorare e organizzo la partita a rubabandiera? Metto il naso rosso? Io non so manco raccontare le barzellette, manco io, tranquilli. Non bisogna essere per forza persone divertenti. Questo è un mito da sfatare. Non bisogna essere degli umoristi nati per saper giocare. Io, per esempio, non capisco proprio le battute. Non le capisco, è vero.
Quindi ho provato a stilare una serie di quattro principi che forse possono aiutarvi a portare anche solo un pizzico di cultura del gioco. Il primo principio è: non esiste una taglia unica, non esiste uno stile di gioco uguale per tutti. Ognuno di noi ne ha uno diverso. Se ci fosse una ricetta, io ve la darei volentieri, ma non c'è. Dovete cercarla voi. Quali sono gli ingredienti per il vostro team? Quindi la parola chiave per questo principio è chiedere. Dovete chiedere, informarvi, scoprire cosa appassiona i dipendenti. Come fate a fare delle cose che gli fanno bene a loro se non sapete cosa amano fare? Dovete interessarvi genuinamente a loro. Questa azione da sola fa miracoli, miracoli. Secondo principio, date il buon esempio. Io capisco che i piani alti, no, dell'organizzazione facciano un po' fatica ad accettare quest'idea del gioco, no? Perché la paura di mettersi in ridicolo potrebbe essere alta, però è una brutta notizia. Non c'è modo di chiedere a qualcuno, ai propri dipendenti, di diventare giocosi, gioiosi, allegri, se non siamo noi i primi a sostenere il processo. Dobbiamo fare in modo che la leggerezza penetri poco a poco all'interno dell'organizzazione e non dobbiamo pensare neanche di fare chissà cosa. Sapete cosa basterebbe? Un sorriso in più, una pacca sulla spalla, una sorpresa inaspettata, uno sguardo sincero, ma lo dobbiamo fare noi. Siamo noi gli agenti del cambiamento. E soprattutto, terzo principio, il cambiamento ha bisogno di tempo. Non possiamo pensare che nel giro di una settimana la nostra azienda diventi una fucina di divertimento, produttività e creatività quando non l'è mai stata prima. Dobbiamo essere pazienti, cercare piano piano le soluzioni, sfruttare la fantasia. Naturalmente stiamo uscendo fuori dalla zona di comfort e quindi non per forza le azioni che sceglieremo all'inizio se vogliamo intraprendere questo cammino, che so essere difficile, non funzioneranno. Non potete abbattervi perché ogni cambiamento che è duraturo nel tempo è lento. Ultimo, work hard, play hard. No, grazie. Work hard, play hard, forse l'avete sentito, lo dicono un sacco nella Silicon Valley. Lavora duramente, gioca duramente. Cioè, quando stai a lavorare, stai a lavorare e poi dopo, quando stai a giocare, stai a giocare. Che è un po' in italiano, anzi in marchigiano, si dice lugundindì. Te dago lugundindì, cioè ti faccio lavorare e poi dopo puoi andare a giocare. Io non credo in questo, credo che il gioco e il lavoro siano due dimensioni che debbano compenetrarsi. Non può essere il gioco il contraltare del lavoro, ma lo spirito. Le aziende spendono una fortuna per i team building, che è giocare fuori dal lavoro. Poi però quando tornano è tutto uguale a prima. La formazione del team dovrebbe essere una prerogativa quotidiana. Non è un caso se le più grandi aziende di software, quelle più all'avanguardia, hanno installato dei tavoli da ping pong e dei biliardini negli uffici, o se Google permette ai propri dipendenti di portare i cani nel posto di lavoro. Lo stesso Richard Branson, il fondatore del gruppo Virgin, dice che il segreto del successo della sua azienda sia solo uno: il divertimento. Possiamo fare tantissime cose e proprio forse perché ne possiamo fare tante è difficile scegliere. Però davvero dovete usare la fantasia, capire cosa piace al vostro team e provare, senza avere paura. Potete ad esempio creare un rito divertente per il cambio turno, oppure scegliere un giorno a settimana in cui vi vestite in maniera un po' stravagante, o ancora celebrare insieme al vostro team un obiettivo raggiunto insieme. Celebrare è importantissimo. Dovete solo usare la fantasia e far sì che il divertimento entri a far parte e diventi un valore della cultura aziendale. Lei è la mia capra. E vi invito a giocare. Abbiamo tanto parlato di gioco, scusate. E quindi adesso vi invito a giocare. Chi non ha alzato la mano prima adesso mi odia. Ma tranquilli, perché sarà breve e indolore. Vi devo presentare tre amici, che sono la tigre. La tigre è chi si mangia la vita, la persona che, nonostante i problemi e la paura, affronta la vita. Siamo pronti? La tigre fa così, pronti? Guardate, eh. Rawr! Fatelo anche voi, 3, 2, 1, via! Rawr! Bravissimi. Grazie. I fuochi d'artificio sono la creatività, quei colori che escono dal cervello, la capacità di trovare soluzioni creative e sostenibili ai problemi che poi affronta la tigre. I colori sono così, i fuochi d'artificio. Pum, pum! Wow, a mappa quanti siete, vai! Pum, pum! Bravissimi. E infine c'è la persona, le relazioni. Senza le relazioni tutto il resto non avrebbe nessun senso. L'intelligenza emotiva. È così, l'ho sintetizzata così. Vai. Ripassiamo. Tigre. Fuochi d'artificio. Persona. Alzatevi in piedi. Adesso vi metterete schiena contro schiena con la persona più vicina a voi. Vai, velocemente che abbiamo poco tempo.
persone che rimangono da sole, alzino la mano velocemente così vi vedo. Chi rimane da solo, guardatevi, accoppiatevi, vedetevi, trovatevi tra di voi. Velocemente, correte, incontro. Bene, adesso, silenzio un attimo che vi spiego cosa farete. Inspirate profondamente. Espirate profondamente, vi connettete con la persona dietro di voi e pensate, silenzio in sala, bla bla, shh. Dovete pensare a uno di questi tre simboli, o la tigre, o la persona, o i fuochi d'artificio. Ci siete? La cosa però che dovete fare è connettervi davvero con la persona dietro di voi e provare a instaurare un contatto telepatico. Dovete riuscire a fare lo stesso simbolo della persona. Quando vi dirò il 3, vi girerete e scoprirete se ce l'avete fatta instaurare questo contatto telepatico. Siete pronti? Silenzio, eh? Ah, naturalmente se ce la fate, ragazzi, vi dovete strappare i capelli, eh? Cioè proprio, mamma mia! Dovete celebrare, abbiamo detto che la celebrazione è importante, quindi batti 5, vi prendete in braccio, baci, abbracci, no cose zozze, ma tutto il resto è accettabile. Pronti? Ci siete, inspirate, chiudete gli occhi. Connettetevi, state instaurando un'interazione telepatica, tigre, persona o fuochi d'artificio. 3, 2, 1, via, giratevi! Fantastico! Com'è andata? Chi ce l'ha fatta? Alzi la mano? Tanti! Ma voi siete un po' più fortunati, quest'ala un po' meno? Ce l'avete fatta anche voi? Tanti, tantissimi, bravissimi, fatevi un applauso. Sedetevi. Vi dico un'ultima cosa e me ne vado. C'è sempre un po' di scompiglio dopo tigre, persona, fuochi d'artificio. Uno scompiglio felice. Signori, bla bla, La leggerezza è una competenza fondamentale in questo futuro che emerge e che cambia la velocità della luce. Ogni piccolo cambiamento ci rende dei passengers, degli autostoppisti intergalattici. Il viaggio che io vi propongo va da un pianeta in cui il gioco è il rischio da evitare, in un altro pianeta in cui gli sguardi e i sorrisi sono la norma. Un pianeta in cui non abbiamo paura di essere tigri, persone, fuochi d'artificio. Un pianeta in cui siamo felici. Non siamo felici quando abbiamo successo, esattamente il contrario. Cominciamo ad avere successo proprio perché siamo felici, perché la felicità e il gioco sono delle competenze, vanno allenate. Stasera, quando tornate a casa, penserete a queste cose, a tutti gli speech. Io sono contenta se proverete a portare anche solo un pizzico di cultura del divertimento nei vostri posti di lavoro, sia che siate dei manager, dei CEO, dei dipendenti, qualsiasi cosa siate. Però prima di fare questo, vi chiedo un favore. Spegnete i cellulari e giocate soprattutto con i vostri figli, perché è davvero importante. Ce n'hanno un gran bisogno, ragazzi. Buttatevi per terra e giocate con loro. Grazie.